ragazzi, bentornati per parlare del Mate 9 da pochi giorni in Italia, il successore dei fantastici Mate 7, Mate 8. Io adoro la serie Mate, voi sapete, dal primo Ascend Mate, ma soprattutto dal 7, ma anche l'8, rapporto qualità-prezzo eccezionale, forse uno dei migliori smartphone degli ultimi anni, dal rapporto qualità-prezzo forse il migliore. Voi sapete che io sono strappassionato del Mate, vediamo se questo 9 vale la pena veramente passare dall'8, dal 7 al 9 direttamente, la spesa è giustificata, caratteristiche tecniche, in attesa poi di recensirlo col tempo. Allora, intanto ve lo faccio vedere, non si discosta molto da quello che è il Mate 8. Chiaramente le caratteristiche sono di un design pulito, senza spigolature, molto essenziale, curvo, insomma molto simile al Mate 8, quindi troverete comunque un'estetica molto vicina a quello che è il Mate 8. Ma ci sono delle novità, come no, impronta digitale migliorata, fulminea, istantanea, a livello iPhone siamo arrivati praticamente come riconoscimento di impronta, e altre caratteristiche tecniche hardware superiori. Ovviamente ultima versione di Android 7.0, Emotion UI 5.0 Nougat, quindi l'ultima EMUI che c'è disponibile per l'interfaccia di Mate 9. Colorazioni nero, colorazione bianco, colorazione gold, finalmente anche in Italia arrivano versioni più complete. Dimensioni 156x78x7,9 solo millimetri di spessore, quindi 190 grammi, fanno sì che questo phablet da quasi 6 pollici, 5,9, ha veramente nella compattezza la sua arma vincente, perché non è molto sottile, molto compatto, non dà l'impressione di pesare neanche 190 grammi, che poi è abbastanza ben bilanciato, quindi sta in mano bene. Io l'ho provato, l'ho avuto in mano, l'ho potuto testare qualche minuto e devo dire che è molto bello, molto vicino all'8 come design, ma ancora un po' più rifinito, con le bordature ancora più vicine allo schermo, mi è piaciuto moltissimo. Quad band ovviamente, nano SIM, anche quello ovviamente ha un chipset Silicon Kirin 960 quad core da 2.4 GHz più quad, quindi un 8 core da un 2.4 GHz con un 8 GHz Cortex A53 e un Cortex A73, quindi un 8 core con due funzionamenti di processore bifase, 64 bit, la GPU una Mali G71 MP8, 4 GB di RAM finalmente nella versione, 64 GB di memoria interna, memoria espandibile fino a 256 GB con SD ultra veloci, ovviamente 5.9 per questo schermo Full HD, prosegue nella mentalità del Full HD sul Mate, e secondo me Huawei ha ragione, perché ha un display che è favoloso, ecco, in quello è leggermente migliorato ancora rispetto all'8, veramente un display fantastico, 1080x1920 pixel, 373 ppi, la densità della non è magari come qualche dispositivo da 500 ppi in su, però è un IPS LCD capacitivo, alcuni dicono bello, classico IPS, no, è bellissimo, ve lo dico io. Non vi pentirete, 16 milioni di colori, ma oramai ce li hanno anche i dispositivi da 100 euro, quasi, poco più, megapixel della fotocamera 20, risoluzione 4992x7744 pixel, un'apertura size f2.2, ovviamente la stabilizzazione ottica, il flash è un dual LED, fotocamera frontale da 8 megapixel in Full HD e Full HD anche ovviamente di, stiamo parlando di la possibilità di della frontale. Per quanto riguarda la registrazione dei video, abbiamo la possibilità frontalmente di Full HD 4K 2160 pixel per quella posteriore a 30 fotogrammi per secondo. Connettività Wi-Fi 8.211 ABGNAC, quindi ultimissima fase di ricerca del Wi-Fi più profonda, una 4.2 DRA2DP, quindi ultima versione del Bluetooth, Type C per l'USB, quindi news anche qua. E poi c'è, vabbè, la GPS e il GLONASS Beidou. Poi abbiamo ovviamente UMTS, HSDPA, LTE fino a 150 megabit in up, in download e 100 megabit in upload, quindi ultimissima rete LTE, assolutamente anche qua con le reti molto molto completo, molto aggiornato agli standard LTE di ultima generazione, accelerometro, sensore di prossimità, giroscopio, bussola, barometro, impronta digitale fulminea, come avevo detto, e riduzione del rumore per quanto riguarda i sensori. Ovviamente abbiamo una batteria, attenzione, suspense, Mate 8 era il miglior dispositivo come autonomia, e devo dire che si conferma una 4000 mAh della LiPo
ed è veramente una batteria che è, tanto che è ottimizzata bene la EMUI e riesce ancora di più forse a migliorare l'8, ma siamo lì. Comunque è una batteria che veramente ci porta alla giornata intera stressante o addirittura quella dopo senza troppi problemi. Autonomia mostruosa, devo dire veramente di livello, un'ottima autonomia, come era già per l'8 e come fu già per il 7. Il Mate si è sempre contraddistinto per l'ottimizzazione, e questo mi piace: autonomia, bello schermo, bella sensazione di field touch nonostante che grande, il phablet per eccellenza. Tutto bello, no? Mate 9, note positive, come non si poteva promuovere questo dispositivo? C'è un po' di sarcasmo perché arrivano le note dolenti, i difetti. Beh, innanzitutto a me piace parlare bene soprattutto del mio pupillo, questo è uno dei miei pupilli, ma anche criticare perché bisogna essere imparziali. Allora, design del Mate 9, molto simile al Mate 8, potevano comunque inventarsi qualcosina di più. Ecco, uno sforzino per migliorare il design, sì, si poteva fare. Poi, la dotazione è buona, c'è sempre la possibilità di avere la cover Clear Crystal dietro, già in dotazione oltre a carica batteria, quindi ti danno qualcosa come sempre. E come dicevo, comunque il design è molto vicino al design del Mate 8, che poi non si discostava tanto dal 7. Questo è un punto che poteva essere migliorato, ma qui possiamo anche dire chi se ne frega. La risoluzione in 4K dello schermo la potevano mettere, ma ha un Full HD eccezionale. Non parlo della registrazione di video, parlo della risoluzione. Prezzo quasi 800 euro. Qua non ci siamo. Non ci siamo perché la mentalità Huawei sui suoi dispositivi è sempre stata quella del rapporto qualità-prezzo eccezionale. Adesso che hai una gamma ampissima, dei medio di gamma, dei top di gamma e anche degli entry level che hanno ancora dei prezzi eccezionali perché ti danno un P8 Lite, un P9 Lite, fa dei dispositivi a un prezzo veramente competitivo e ottimi. Huawei però sui top di gamma sta incominciando a chiedere all'inizio delle risorse un po' troppo elevate. Io dico che questo dispositivo può valere, cioè se lo mettiamo a confronto al resto del mercato, lo metti lì a 700-800 euro e si allinea agli altri. Però secondo me il 599 euro dell'anno scorso mi piaceva molto di più, sarebbe stato il prezzo giusto per lanciare un'altra volta tra i 500 e i 590 euro questo Mate 9 in maniera secondo me fantastica, soprattutto in Italia. Quindi io penso che questo prezzo sia assolutamente overclock, chiamiamolo così, over di almeno 250 euro, quello che potrebbe essere la mentalità giusta che ha sempre impostato Huawei. È chiaro che ha fatto un dispositivo P9, P9 Plus, insomma, sempre più belli, sempre più, dico, allineati oramai a livello Samsung, a livello Apple, insomma, è una grande azienda oramai, però non si deve mai deviare la strada dove si è venuti, anche perché se fai qualche dispositivo che va sugli 800-700 come il P9, fai il Mate 8 che è un ottimo, favoloso dispositivo sempre sui 500-600 euro, così vai anche a far vedere che vuoi premiare il cliente anche col rapporto qualità-prezzo, anche con un top di gamma. Quindi il prezzo è troppo elevato, sicuramente online lo troverete o da import o comunque in offerta ai 600, magari 550, 650, si riallinea un po' al prezzo del Mate 8, però dovete andare a scavare voi le offerte. Il listino di partenza è troppo elevato, quindi le note negative sono queste due: il design non molto rinnovato, ma comunque bellissimo, e il prezzo veramente elevato. Per il resto, grandissimo dispositivo e veramente complimenti a Huawei per aver sfornato ancora un successore degno del Mate 8. Per questa disamina del Mate 9 è tutto da 4K Tech e da Paolo Guala. Ci vediamo alle prossime. Ciao, grazie sempre dei like, grazie sempre delle iscrizioni. Forza ragazzi, ciao, alle prossime.